Ehi la ciurma, io sono Mazzetest e continuiamo subito con i programmi per l'impero Aepox, Aepox, per l'impero Mozzo. Allora, avevamo bisogno di colonizzare un pianeta con spezie verde e quindi abbiamo aumentare il livello dell'atmosfera. Non c'è un aumentare e... No, abbassa il livello dell'atmosfera e aumenta la temperatura, ma io ho bisogno di alzare e alzare. Alzare la temperatura ce l'ho, ma non so se mi bastano. Allora io li comprerei, due di questi. Comprerei una pioggia di meteoriti, perché non so se me ne basta uno in realtà. E quindi andrei un attimo così sul sicuro per non rischiare. Allora era qua. Solacce, che è questo. Ok, ottimo. Allora, la situazione è che noi dobbiamo fare pioggia di meteoriti. Ottimo, generatore atmosferico. E vediamo se bastano. Se per caso non dovessero bastare, diamo una botticina in più. Intanto sarebbe da andare a recuperare degli elementi della fauna da un pianeta nei dintorni. Allora andiamo a recuperare gli elementi della fauna da un pianeta qui vicino, tipo il nostro... Dove sono questi UFO? Dove sono? Ma noi siamo soli degli Anto. Ah, eccoli. Sono ancora? Dove sono? Forse sono qua sotto quegli esseri là, sì. Ottimo! Li abbiamo ridotti a un cumulo di macerie. Volete qualcosa? No. Ah, ottimo, lui si sta riparando, perfetto. Ah no, sta riparando gli edifici, lol. Allora, dobbiamo andarcene da qua e andare a colonizzare... No, ma... No, ci andava bene Idelianto. Dobbiamo raccogliere i campioni di spezie e ballevare. Allora, raccogliamo una pianta grande, una pianta media, una pianta piccola, un erbivoro. Un erbivoro e un carnivoro. Carnivoro, un carnivoro. Oddio, allora, per gli animali è sempre un gran problema, perché non si trovano mai da nessuna parte. Cioè, quando li cerchi non ci sono mai.
Belli, belli. Chi è che vuole farsi un viaggetto verso un altro pianeta? Come i vostri progenitori sono venuti su questo? Dove siete, male... Oh, ok, qua sotto c'è un mozzo, se non sbaglio. Mi sembra di averlo visto. Sì, ottimo. Ok, quella non mi serviva. Ho preso un carnivoro e un erbivoro. Mi manca un erbivoro. Mi manca un erbivoro. Dove sarà questo erbivoro? Erbivoro. Questi sono di uno dei carnivori, vero? Sì, quelli sono carnivori. Ma ci saranno degli erbivori nei paraggi, no? Se ci sono i carnivori, dovranno ben avere qualcosa di cui cibarsi, no? Ci sono degli altri mozzo. Sì, ma non ho bisogno di altri mozzo. Ho bisogno di altri esseri erbivori. Erbivori. Sempre i carnivori. Sempre i carnivori. L'impero Minor sta perdendo interesse nella nostra alleanza. E non ci possiamo fare un Kaiser di niente. Non guadagniamo neanche abbastanza per comprarci dei sistemi. Perché ne abbiamo pochissimi soldi e non troviamo questi stupidi erbivori. Perché non ci sono più erbivori su questo dannato pianeta che non siano dei mozzo? Oddio. Adesso arrivo. Sto cercando. Ascoltiamo cosa vogliono. Magari saremo più fortunati. Allora, Impero Minor, quelli si staranno dichiarando guerra, probabilmente. Aipox li attacca. Ma fatevi fuori, mi state rompendo le scatole proprio, dai. Mi state proprio rompendo le scatole, ma vi rendete conto del vostro comportamento? Cioè, eravamo neutrali e continuano a chiedere i soldi. Ma porca di una miseria, ma sarà mai possibile? Uff, allora, andiamo un attimo qua. Sul nostro pianeta natale ci saranno degli erbivori. Ne ho un T3. Oh, Cribbio. Allora, entriamo in orbita presso il pianeta Tarantella. Vediamo un attimo se riusciamo a trovare dei Kaiser di erbivori. Allora, tante piante, evviva, evviva le piante, ma io sto cercando degli erbivori. Presente, erbivori? No? Allora, raccolgono le spezie, ottimo. Che essere è questo? È molto bruttino, ma se è erbivoro mi va bene. Ah, l'ho già preso, si vede. Però questo mi ricordo che è un erbivoro, sì, è un cicci erbivoro. Ottimo! Abbiamo la nostra gente. Allora, andiamo nel nostro pianetuncolo, insulso. Poi dobbiamo andare a far pace con quegli altri sciocchi esseri. Ma tra l'altro qua ce l'avevamo anche della verde, sì. Però ci chiede la missione di colonizzare altri quattro sistemi e quindi conviene andare qua. Allora, solacce. T0. Libero. Allora, quindi ancora T0 perché qua, ok, si è sistemato un po' ma non è ancora a posto. Allora, ho bisogno di aumentare l'atmosfera ancora e far piovere di nuovo dei meteoriti.
Ok, a breve dovrebbe entrare in T1. Ottimo, è in T1 ma non è stabile, allora dobbiamo mettergli le piante. Pianta grande. Pianta media. Pianta piccola. Ottimo. Poi erbivoro 1. Erbivoro 2. Carnivoro. Ottimo. Posso mettere una colonia quindi. Allora, a sto punto, qua c'è la colonia. Incredi kit colonia. Andiamo a posizionare in zona dove ci sono delle spezie verdi. Che poi credo che non influenzi particolarmente la questione. Però, boh. GG, ma andiamo a metterla qua, dai. Sì. Poi avremo bisogno anche di un po' di soldi da investirci sopra. Ok, per andare a produrre un po' di... Che barba che dobbiamo ogni volta selezionare tutto. Ok, allora. Fabbrica. No, questa non è la fabbrica, scusate. Allora. 24 all'ora, ma... Così, più 24 all'ora riesco a mettere un'altra casa. All'ora, ottimo. Posso mettere anche delle torrette? Una. Ok, 36 di spezie all'ora, mi piace. Medaglia colono 2, quindi ho mini bomba, impulso, distruttore automatico, salute media. Ok. Ottimo, quindi abbiamo anche il pianeta solace ora nel nostro impero. Allora, vediamo qua se loro hanno interessi di qualche tipo nelle nostre spezie, ma questa solitamente la vendo molto di più, quindi direi di no. Però abbiamo utilizzato un generatore atmosferico e quindi potremmo... Ma abbiamo pochissimi soldi, credo che ci convenga andare a vendere della roba adesso. Allora, qua un po' di spezie rosa. Un po' di spezie blu. Qua ci daranno un po' di gialla e un po' di rossa. E qua ci daranno un po' di rossa. Ottimo. Prossimo obiettivo sarà di colonizzare un pianeta con la spezia gialla, probabilmente. Ma gli altri si espandono in un modo abnorme. Non è possibile una roba del genere. Allora. Commercio. Volete qualcosa in particolare? La spezia blu 17.000. Sì, mi piace. Non ne volete più? E te la vendo anche tutta, guarda. Allora, qua c'è un segnale, quindi c'è qualcosa. Andiamo a raccoglierlo, già che ci siamo. Ok, oh, è uno strumento di modellazione planetaria. Ok, muri carini. Boh, lol. Allora, qua c'è il nostro impero minor che sta iniziando a perdere interesse in noi e quindi questo non è una buona cosa. Questi sono stupidi e continuano a picchiarci. No, picchiarci no, però ci chiedono dei soldi, noi non abbiamo nessun interesse a...
Ma vendiamogliela la speziosa, sì, va bene. La gialla 5.000, vabbè. Abbiamo 1 milione di spore crediti, yeah. Allora, vediamo se loro vogliono comprare qualcosa di interessante. Saluti, allora. La rossa a 5.000, che non è per niente male, effettivamente. Ma non ora. Beh, ci siamo rifatti comunque della spesa, molto rapidamente. Il nostro prossimo obiettivo sarà appunto. No, io me ne volevo entrare qua. Vabbè, andiamo fuori, già che ci siamo. Oh, di qua. Pietre della forza, ma sono tutte collezioni singole, non abbiamo ancora trovato un doppio di niente. Ah, ma c'è ancora qualcosa? Sì. Sì, c'è qualcosa. Speriamo che non sia un doppione sto giro. Cibo per animale domestico fossilizzato. Cosa ce ne facciamo di tutte queste cose se non si. Ma c'è ancora roba? Sì? Questo dai, è di una collezione che abbiamo già. E invece no. Tavola della prosperità. Parte delle 10 tavole della prosperità. Oh, qua c'è la mia collezione. Pietre della vita 1, fossili rari 1, geodi rari 1, pietre preziose rare 1, reliquie rare 1, libri. Ah no, libri della scienza 2, rotoli d'armonia 1, statue rare 1, tavole della prosperità 1, pietre della forza 1. Allora, noi volevamo andare un attimo dai. No, no, non era dai verdi, era dai marroni che volevamo andare. Per vedere se vogliono qualcosa. Volete qualcosa? Volete qualcosa? No, niente di particolarmente esaltante. Ci possono vendere salute media, riserva di energia, distruttore automatico, impulso, mini bomba. Ma non ora. Oh, però c'era qualcosa qua che possiamo effettivamente andare a prendere. Allora. Un modellatore planetario. Questo è? Colorazione terra viola. Ok. Ci è passato un meteorite appena dopo che siamo andati via. Allora andiamocene. E vediamo dove possiamo colonizzare un sistema con tanta spezia gialla interessante. Quello è blu. Qua è un. No. È sempre blu, blu. Vorrei un posto giallo che non sia troppo da. Ale. C'è qualcosa qua? Ah, semplicemente hanno colonizzato anche questo posto. E beh, buon per loro. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Rossa, rossa. Rossa. No, ma io stavo cercando un posto dove prendere della spezia gialla più che altro. Che sia verde. Qua c'è della spezia gialla verde. E non è ancora di nessuno. Io andrei quasi quasi a prenderlo. Quello dove ci sono le creature potrebbe anche essere. È un T2. È un T2, però ci sono le creature. Quello è un T1. Quindi vuol dire che posso direttamente metterci una colonia se è T1. Ottimo, ne abbiamo di colonie no, eh. No, infatti. Oh, vediamo se loro le vendono di colonie. Allora, andiamo qua da loro. Avete colonie? Vorremmo comprare. Saluti, commercio. Allora, avete delle colonie? No. Allora, voi viola, avete delle colonie?
In colonia sì, a 112, vabbè. Acquistiamo. Vi vendiamo un po' di spezie gialle intanto per rientrare parzialmente della spesa e andiamo a... Cosa dicono? Oh, impero Hypox le picchia. Sì, ma... Se la smetteste di picchiarvi tra voi, potremmo almeno magari... E andiamo su Elespe o su Dorno? Io su Elespe che non c'è nessun tizio che ha in nessuna fase... Ah, loro mi chiedono altri soldi, eh. Qua è stabile. Ah no, mancano pianta media. E mancano gli animali. Io andrei sull'altro allora. E T1 ma non è stabile. Questo dovrebbe essere stabile per il fatto che ci sono degli animali che ci vivono. Sì, infatti, non ci sono i carnivori. Ah, perché possiede già delle specie senzienti. Oddio. Allora, vabbè, raccogliamo un po' di gente senziente qua. Allora la spariamo sull'altro pianeta. Allora, visto che qua non abbiamo un Kaiser, raccogliamo delle piante grandi, delle piante medie e delle piante piccole. Questa è una pianta media. Sì. Questa è una pianta piccola. Ottimo. E questa cos'è? Qua ci sono dei cicci. E questa è una pianta grande, Vorxena, ottimo. Degli erbivori abbiamo trovato dei cicci, ottimo. Questi sono sempre dei cicci. Sempre dei cicci ci sono. C'è un altro erbivoro, mi indica qua, ma non so quale sia. L'unico animale che troveremo sarà appunto lui, oltre ai cicci. Però non sto trovando un case di niente qua. Oltre a loro. Sempre sto problema degli erbivori del Kaiser. Forse dovrei semplicemente farmene una scorta e buonanotte al secchio. Prendiamo un bel po' di piante. Prendiamo anche un po' di piante piccole, adesso che ne troviamo. La dei cicci ne abbiamo già un po', ma meglio abbondare un po'. Prendiamo tante piante piccole, così non dobbiamo andare a prendere ogni volta. Ok. Ma ci manca l'altro erbivoro. Cicci, sempre loro. Dove Cribbio saranno? Ho visto del mu muoversi, ma sono sempre loro. Però là indica che ci sono. Vedo qualcosa muoversi? No, erano delle ombre. Dei cicci, sempre loro. Oh, sta diventando odiosa la situazione. Andiamo nell'altro pianeta, va? A vedere un po'. Allora, qua ci sono dei fasi tribù, quindi avranno degli altri erbivori e avranno anche dei carnivori. O onnivori comunque. Allora, questi che cosa sono? Posso prelevarli, studiarli? Vediamo un attimo. Allora, cosa sono? Non me lo dice. Perché li ho già scoperti. Allora, prendiamone uno. Questa non la voglio. Cos'è? Ah, è un senziente. Quelli sono dei cicci.
Questi cosa sono? Sono dei senzienti sempre. Però dovrebbero avere due specie di animali. Due erbivori e due carnivori. Cioè no, quattro erbivori e quattro e due carnivori. Ma non stiamo trovando niente, naturalmente. Solo dei cicci. Dei dannati cicci. Cos'è questo? Allora, questo non mi serve. Ho trovato degli onnivori, degli slimmer che sono onnivori. Ottimo. Questi. Allora, ho preso delle piante che non mi servono. E ho preso degli erbivori, ottimo. Allora, andiamocene da sto posto e andiamo invece nella nostra futura colonia che è l'Espe. Allora, qua mancano le piccole. No, grandi ce le ha. Mancano le piccole. Ed eccotele. Le medie. E gli animali che sono un erbivoro. Ok, non l'aveva preso, non so come mai. Un e altro erbivoro. E un onnivoro. Ottimo! Adesso posso piazzare finalmente la colonia. Ma come il sistema ha già delle specie senzienti. Oddio! Quindi dobbiamo, mi dici che dobbiamo andare a sterminare sta gente? Dobbiamo andare a picchiare questi. Allora, uno è stato distrutto. Qua c'è quello blu, mi spiace ragazzi, ma dicono che il fine giustifica i mezzi, no? E allora, là ce n'è un altro. Qua ce n'è un altro. Anche qua. E risolviamo in fretta la situazione. Ah, qua ce n'è due, uno qua giallo, uno qua rosso. Speriamo che basti l'energia per fare tutto ciò. Ah, qua ce n'è uno giallo. Qua dove? Là? Qua ce n'è tre, uno, due, tre,
altro, qua ce n'è un altro giallo. Qua ce n'è un altro ancora e qui dovremmo esserci quasi, e manca solo quello blu lacred, no? Ce n'è anche uno qua che si nasconde vicino alla spezia. N'è ancora? Suppongo di sì, ma dove? Qua. Ok. Animali, ma non ci sono più specie senzienti, ottimo. No, e l'espe? Ah no, questo però era T2. Allora a questo punto andiamo su questo qua che è T2 a mettere la colonia. Qua dai, questo altipiano mi piace. Ottimo. Allora, solita storia. E poi concludiamo il video. Allora, fabbrica. Casa. No. Casa. Casa. Intrattenimento. Ah, questo è un T2, quindi posso mettere parecchie torrette effettivamente. E posso mettere un'altra fabbrica qua. 60 all'ora, ottimo. I like that. Allora, abbiamo speso un po' di soldi, ma abbiamo una colonia in più per l'impero mozzo e adesso iniziamo ad avere un sistema un pochettino più grandicello. Allora, cosa volete dirmi? Ma ignora le richieste, porca miseria. Non posso pagarvi sempre dei soldi, eh? Gli altri stanno tutti perdendo interessi. Noi andiamo a ricaricarci. Cosa vuole l'impero Epox? Vorrà probabilmente coinvolgerci nella guerra. Ah no, vuole che lo compriamo. Ma non abbiamo neanche 1 milione. Non credo che sarà tanto contento della situazione. Raccogliamo la spezia qua, raccogliamo la spezia là e poi chiudiamo. Allora, 5, rossa. Cinque rosa. Dieci blu. No, non posso prendere altre spezie. Perché? Ah, cribbio, troppa roba nella stiva. Ma vaffanbrodo. Devo andare a vendere. Cioè, è tardi nel senso che il video sta diventando lunghissimo. Ma vorrei almeno concludere questa storia perché con me non vogliono più neanche commerciare, ma siete proprio dei deficienti, ma guarda, porca di una miseria. Con quei guerrafondai del Kaiser non c'è possibilità di discussione, di dialogo. Proprio no. Allora, commercio, cosa volete con tutti voi stessi? Niente. Ah, la la. La 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 la. Saluti commercio. Allora, cosa volete? Un Kaiser di niente, naturalmente.
Questi siamo noi. Proviamo ad andare dai verdi o dagli Ipox e poi è chiuso, non abbiamo più un Kaiser da vendere. Allora, tempo che vola. Volete qualcosa? Oh sì, alleluia. Allora, tutta quella che abbiamo. Ottimo. E anche la rossa. Ottimo. E così siamo quasi a 2 milioni. Ottima cosa. Allora io andrei a raccogliere la spezia verde e la spezia blu. E poi dai un bacio a chi vuoi tu. LOL. La blu qua. Che era qua, le 10 blu. Ottimo. Vediamo, loro si sono interessati alla blu o alla gialla per caso? Ah no, loro non, proprio non mi vogliono più parlare. Allora, andiamo qua. Siete interessati alla blu o alla gialla? Saluti, commercio. La verde 10.000, non mi sembra tantissimo, eh. Dovrei farmi un foglietto scrivendo bene tutti i valori delle spezie. Allora, Enterprise, salve. No, infatti, guarda qua, 40.000. 20.000 la blu, ottimo. E siamo più di 2 milioni. Potremmo quasi comprare magari l'impero Hypox, ma preferirei offrire qualcosa di più, tipo 10. Allora. Sì, dai, te la vendiamo questa. A 7.000. Arrivederci. Perfetto, detto questo, dopo un video così lunghissimo. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se il video vi fosse piaciuto e non aveste ancora deciso di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!